Ciao a tutti ragazzi, bentornati al Mondo Virtuale Official Channel. Oggi nuovo video a tema Nintendo Switch. Abbiamo il bellissimo e super atteso The Legend of Zelda Breath of the Wild. Abbiamo un'edizione limitata, ora andremo ad aprirla e scopriremo il contenuto insieme. Ora lo apriamo. Aperto il sigillo. Speriamo che The Legend of Zelda è una delle serie più famose della Nintendo. Subito troviamo il CD della colonna sonora, quello qua, poi lo apriremo insieme. Il videogioco di Zelda, queste sono le nuove scatole di Nintendo Switch, sono molto piccole, molto fine anche, però comunque sono molto eleganti, hanno la costina rossa e questa immagine quasi che prende quasi tutta la parte frontale, c'è solo il logo della console in alto a sinistra. Ora andiamo ad aprire il resto, ovviamente con un po' di delicatezza, per non rovinare il tutto. Opla. Vediamo quello che arriva. Lo sposto di qua. Qua questa scatola bianca, il logo giapponese del gioco al lato. Apriamo un altro sigillo e apriamo la scatola bianca, come ovviamente si poteva pensare. Polistirolo per proteggere il contenuto. Ora via un sigillo, via l'altro sigillo. Andiamo ad aprirla. Eccola qua. Una bellissima Master Sword, spada di Link, protagonista del gioco. Cerchiamo di toglierla con calma senza far danni. E anche bella, bella pesante. Eccola qua. Ora ragazzi, sistemo il tutto e poi andremo a vederle più nel dettaglio. Ecco il contenuto delle Limited Edition. Passiamo subito al pezzo principale, la statuetta presente in questa edizione. È colorata bene, rende l'idea sia l'effetto roccia sia l'effetto battle damage sulla spada. E è resina piena, la base è abbastanza pesante. Sotto possiamo notare il logo di Zelda con il marchio Nintendo. C'è questo fiore in PVC che è abbastanza delicato, quindi non prendeteci dentro, specialmente togliendola dalla scatola perché potrebbe saltare. Anche la spada si è attaccata e tutto, però essendo abbastanza snella è flessibile, però non andate a sforzare troppo. Comunque un'ottima statuetta che farà felici tutti i fan di The Legend of Zelda. Ricordiamo inoltre che il fiore è ripreso in tutti i loghi del videogioco, quindi probabilmente è molto importante ai fini della trama. Non sono andato a spoilerarmi molto della trama perché non volevo rovinarmi il videogioco. Ricordiamo che anche il titolo è compatibile con gli amiibo, come vediamo nella scatola, gli amiibo che sono usciti insieme all'uscita del gioco, e ognuno sbloccherà qualcosa di diverso all'interno del videogame, quindi chi ha anche la possibilità di comprarli lo faccia perché sbloccherà delle armi e delle cose in più. Ora passiamo al CD della colonna sonora. Ora lo scartiamo senza ovviamente distruggere tutto. Eccolo qua. E lo apriamo insieme. Eccolo qua. C'è il CD. Sotto vediamo i vari disegni, immagini tratte da videogames. Il CD con Link in copertina. Bello nero e dorato, molto molto bello. Ora con calma farò sfilare il libretto, non voglio che si rovini o che si pieghi, quindi vado un po' con calma, perché poi dove vado a prendere un altro, si può trovare solo qui dentro. Ecco qua la copertina, come vi ho mostrato prima. Dentro c'è un'immagine del videogioco, una bella panoramica,
il link che scala. Quindi nel suo complesso molto, molto semplice, però apprezzata, sono curioso di ascoltarlo. Ci sono ben 24 tracce, quindi un ottimo CD, che anche questo farà comunque contenti tutti i fan. Ultimo, ma non ultimo, il gioco. Apriamo anche questo. Andiamo via. Coltello. Andiamo a scoprire come sono fatti dentro questi giochi della Nintendo Switch. Hoppla. Questi qua sono piccolissimi. Questa è la cartuccia che va inserita sopra nella console. C'è un libretto con borsa, scritto Francia, le avvertenze, la copertina e anche la scatola, ricordiamo che è in inglese. E non mi resta che andare ad accendere la Nintendo Switch e provare questo Zelda a fondo. Le prime recensioni sono state non positive di più. Ora accendo la mia, anzi prima metto dentro la cartuccia, va, e dopo accendo la Nintendo Switch. Le recensioni sono state super positive. E il gioco dura tantissimo, ha una mappa enorme. Ora accendo anche la console, così anche voi potete vederla accesa. Ecco qua. È uscito il gioco di The Legend of Zelda, adesso basta cliccare e da qui inizierà anche la mia avventura. Vi farò sapere con un video, come vi avevo anticipato ieri, dopo che avrò provato qualche giorno la console, i pro e i contro quando avrò provato qualche gioco. Fino adesso ho provato One Two Switch, poi provo The Legend of Zelda, vediamo se provo anche Bomberman o magari qualche altro gioco in digital download, e poi vi farò sapere la mia. Da Maga del Mondo Virtuale Official Channel per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook e al nostro canale YouTube. Condividete i nostri video e fateci conoscere. Ciao ragazzi, io inizio a giocare.